Buonasera, bentornati a questo appuntamento con Web Revolution. E sempre di Andore, se ce li vuoi intanto menzionare te, Alessia. Sì, ciao, ciao Sandro, ciao amici di Almax Live. Eccoci di nuovo con la nostra Web Revolution, sempre con grandi nomi e grandi personaggi. Abbiamo l'onore di avere quest'oggi Iskra, Pietruccio, Montalbetti dei Big Dick, e abbiamo la nostra carissima Liza Lipari, poi arriverà Sister Makeup e poi ci siamo io e te, forse ci farà un salutino anche Renato Garbin, se riuscirà ad entrare, ha promesso che forse ci faceva un saluto più tardi. E quindi insomma tantissime novità anche oggi, tante cose da fare. Se vuoi far partire la sigla, facciamo partire la sigla. Ok, allora partiamo. Del cammin di nostra vita mi ritrovai questa canzone che era già finita. Lasciate ogni speranza voi che entrate in questo brano dedicato al sommo vate. Fatti non foste per viver come bruti una vita intensa, sì, in nemmeno 3 minuti. Gentile e tanto onesta pare la donna mia quando ella altrui saluta. Oggi chiamo lei eppure si rifiuta. Leggendo gli scritti del sommo poeta sembra venire da un altro pianeta. Eccoci, buonasera. Eccoci. Ciao carissima! Ciao a tutti! Ciao, buonasera a tutti! Alessia, non ti sentiamo! Pronto? Certo, non abbiamo sentito la sigla! Avevo messo effettivamente il muto. No, allora vi volevo dire che questa puntata che stiamo facendo ovviamente è in registrazione, quindi poi il montaggio arriverà dopo. Oggi vedrete in anteprima il backstage, visto che per gli amanti dei backstage facciamo questa piccola Web Revolution. Allora, chi abbiamo? Si è parlato del sommo poeta, quindi di Dante Alighieri. Però, e abbiamo Alessia, anche... ascoltami, proprio perché abbiamo i presentatori, abbiamo le persone che ci stanno ascoltando, devi sapere che non ti sentiamo. Per cui è inutile che tu parli, continui a parlare, ma noi non ti sentiamo e i telespettatori credo che non ti sentano. Perché va via questa voce, c'è un via vai di... E questo lo senti anche Iska, vero? Abbastanza, è così. Sì, quindi non è... non mi sentite? Ragazzi, c'è qualcosa che non va. Poco. Non mi sentite? Allora. Sì, io sento. Io adesso ti sento. Allora. Sì. Però questo va via. Si sente benissimo. Allora. Dunque, cosa sta succedendo, giusto per sapere? Tu mi senti, Pietro? Sì, ti sento. Io benissimo, io sento benissimo tutti. Allora, non niente, so per adesso non ho un problema. Ogni tanto te ne vai. Facciamo così, Sandro, noi rimani, vai, stai per ultimo, che così non abbiamo il problema dell'audio.
Allora, io intanto inizierei partendo dal fatto del parlare appunto del sommo poeta che è Dante Alighieri. Quindi abbiamo ascoltato una canzone di Sar che ci ha appunto portato questo anniversario dei 700 anni di Dante Alighieri. E io invece volevo fare una chiacchiera con voi, perché voi avete un nome in comune, il nome Lucio. Allora, per Iskra abbiamo in comune il nome di Lucio Dalla e per Pietruccio invece abbiamo Lucio Battisti. Sì. Ecco, beh, quindi non faremo ovviamente un Lucio contro Lucio, però faremo un remember, appunto, ci ricorderemo di luci, quello. No. Però facciamo prima parlare Iskra. Facciamo prima parlare, prima le signore, io ho un grande rispetto per le donne, quindi innanzitutto... Ma io non sono una donna, sono un artista, che è diverso. Va bene, allora l'artista, io invece sono... Parla tu, che io ascolto un attimo che cosa... Allora, il tuo innanzitutto libro, io posso dire delle cose che nessuno conosce. Io ho già pubblicato nella mia vita, oltre ad aver fatto 56 anni di Glick, abbiamo anche un album nuovo e continueremo sempre, non smetteremo mai, perché chi comincia a fare questo meraviglioso lavoro non può smettere. Ho realizzato due sogni. Il primo sogno, io da bambino volevo fare l'esploratore, e quindi se voi vedete dietro alle mie spalle ci sono alcune delle 25.000 fotografie che ho fatto. Io ho girato per il mondo da solo. Ho scalato a 70 anni, ho scalato i 7.000 metri della Aconcagua da solo, il Kilimangiaro, ho attraversato il Sahara, sono stato in India, Pakistan, Indostan, ho attraversato la catena dell'Himalaya, sono stato in Tibet, ho vissuto in Tibet con i Tibet, poi sono stato nel Pakistan, Indostan, a Capo Horn, insomma da tutte le parti. Però poi ho anche una vena letteraria, mi interesso. Mi do uno prego, dice di click, vabbè, poi mi interesso di astrofisica mi interessa molto l'astrofisica e l'astronomia, e quindi leggo, non passo il tempo, non a poche volte suono, cioè suono nei concerti, punto e basta. Lucio Battisti io l'ho conosciuto prima che diventasse famoso, molto prima, l'ho incontrato in uno studio di registrazione, e quindi io ho scritto, tra questi libri che ho scritto io e Lucio Battisti. Però adesso ho un libro che devo smaltire, che si intitola Il mistero della bicicletta rubata, perduta, Il mistero della bicicletta abbandonata, anzi, che appena finito questo crossfire, che è 200 copie, ho già scritto il prossimo libro, che dice... storia di due amici, ovvero sia, racconterò delle cose che nessuno sa. In un viaggio che noi facciamo, io e Lucio, prima di diventare famosi, ci raccontiamo le nostre vite reciproche, e allora verranno fuori delle cose che nessuno sa, le sapevo solo io, Lucio, sua mamma che io conoscevo, sua sorella che è morta, sua mamma, sua sorella che conoscevo che è morta, suo papà che conoscevo che è morto, quindi verrà fuori un Lucio Battisti che voi non immaginate. Allora, perché era così ostico, così strano, così particolare? A parte che, secondo me, insieme a Dalla sono i due grandi musicisti, beh, ce ne sono tanti, c'è anche Ferro, è che siano solo loro due. Di L sono solamente loro due, no? Però io parlando di Lucio, ci sono loro. Di Lucio ce ne sono due. Però verrà fuori il suo, vi farò capire con molta discrezione, perché non voglio dire delle cose con molta discrezione, perché era così strano, così ostico. Perché da bambino, adesso non posso anticiparvi, da bambino abitava in un paese, Poggio Bustone, io ero soltanto a Poggio Bustone con lui, da bambino era un po' fuori peso. E quando i bambini possono essere anche molto cattivi tra di loro. Anche gli adulti, ma anche i bambini, hai ragione. Sì, ma i bambini lo fanno cattiveria, quindi ha subito un po' di bullismo, un po' di queste cose. Poi, insomma, era una persona riservata. E noi andavamo in giro...
abbiamo fatto questo viaggio con quattro soldi prima di essere famosi, e quindi io racconto la mia vita, che è molto complessa, molto complessa, molto più complessa. Io mi sono pur avendo studiato, ho fatto l'operaio, ho fatto il manovale, ho fatto il facchino, ho fatto il muratore, pur avendo studiato, perché devo mantenere, sono sempre stato nella legalità. La Margherita Hacker dice una cosa importante, dice: non è necessario, io non credo in Dio, perché studiando astrofisica, però c'ho il dubbio, quelli che hanno le certezze sono, bisogna avere sempre un dubbio nella vita, no? Il dubbio. La Margherita Hacker dice: non è necessario avere una fede per avere una morale. Io non ho fede, ma ho una morale. Una morale che mi permette di essere una persona, cerco di essere una persona per bene, non ho mai ceduto in niente, non ho mai fumato, mai drogato, sono un po' fuori dalle norme di allora, no? Ho sempre fatto ginnastica, ho fatto karate, judo, ho condotto una vita molto normale, parsimoniosa, non ostento assolutamente niente, sono abbastanza abbiente, ma perché sono stato molto oculato, ma non è che vado in giro a dire: lei non sa chi sono io. Se mi riconoscono ho sempre una parola gentile, perché se siamo diventati famosi o popolari, diciamo, adesso non vorrei, lo dobbiamo alla gente, quindi dobbiamo una gratitudine verso la gente, dobbiamo avere questa gratitudine. Ecco, Lucio Battisti era una persona particolarmente scrive. Un giorno scrivo, lui era, faceva parte, nel 64 era da solo, e l'ho incontrato quattro mesi prima in uno studio di registrazione, è scattato un meccanismo di empatia così naturale, non perché fosse, per me Lucio Battisti, quando mi ha detto io mi chiamo Lucio Battisti, per me poteva chiamarsi anche Giovanni Rossi, che è la stessa cosa, però sai quelle cose di empatia, no? Che capisci subito. Il Natale del 64 l'ha passato a casa mia con mia mamma, che l'ha adottato come un figlio, tanto è vero che mia mamma, lui spesso la chiamava mamma, perché era proprio poi... mio fratello Cesare Monti, che è morto, aveva 5 anni meno di me, è morto, è stato l'autore di tutte le copertine di Lucio Battisti, tutto Cesare Monti Montalbetti, tutte le battute. Ecco, vediamo infatti alcune foto qua riportate, tutte, ne vedo le copertine anche della PFM, del Banco, il Giardino per l'Inverno, tutti questi qua, anche Pino Daniele, ne ha fatti tantissime. Quindi Lucio Battisti mi disse due cose importanti. Un giorno mi disse: ma tu cosa vuoi nella vita, se diventiamo famosi? Cioè, non amo ancora nessuno. Io gli dissi: guarda, io il mio desiderio è quello di comprarmi una piccola barca a vela e girare il mondo in solitario, perché sono un uomo che sta bene con la gente, ma sta bene... Io sono sposato felicemente, una bella casa, sto bene, ma però sono capace anche di stare da solo. A me questo lockdown non mi tocca minimamente, me ne sto a casa tranquillo. E io gli dissi: e tu cosa vuoi? Io voglio semplicemente avere una famiglia, avere una casa col giardino, basta. Poi un'altra volta mi chiese: ma tu hai paura della morte? Ho detto: no, io non ho paura, è la logica conseguenza della vita, io ho paura della sofferenza, anch'io la stessa cosa. Allora mi chiese: guarda, promettimi una cosa, se io dovessi ammalarmi, non mi portare all'ospedale, per favore. Aiuto. Difatti due volte, sì, dopo, quando cominciò a fare dei dischi di successo, abitava a poca distanza da casa mia, in via dei Tulipani al 19, al 24, al primo piano, un monolocale. Una volta ebbe un blocco intestinale e stava malissimo. Allora mia madre, noi vivevamo in due stanze più servizio, non è che avevamo io e mio fratello Cesare, però di sopra ci stava mia zia, allora io l'ho portato, stava male, l'ho portato da mia mamma, sapete il cristiere di una volta, no? Mi ha fatto il cristiere, l'ha sbloccato, un'altra volta, e noi due abbiamo dormito di sopra da mia zia, e un'altra volta ha avuto una grossa infiammazione alla gola, delle placche, quindi è stato curato a casa mia, lui aveva terrore di andare negli ospedali. Niente, la nostra vita si è poi
concretizzato col fatto che siamo diventati entrambi prodotti da Mogol, che io qua mi fermo perché non ho voglia di parlare male di certe persone. So che erano in lite, io so che quando cioè Mogol ha dato la fama a Lucio Battisti, ma al momento della morte Lucio Battisti non ha voluto vedere Mogol. Questo è Mogol, adesso non posso raccontare troppe cose, è di dominio pubblico umanamente. No, era il pregio di Mogol è stato quello di aprire uno schermo, perché lui mi faceva, intanto Lucio mi faceva sentire i primi tempi le canzoni e mi chiamava: Pedro, ti piacciono le mie canzoni? Erano delle ciofette, no? E io gli dicevo, per amicizia, dicevo di sì. Poi un giorno gli ho detto: senti Lucio, guarda, siamo amici, no? Ecco, tu con queste canzoni qua non vai mica tanto lontano. Non volevo dire che doveva fare il posteggiatore, ma più o meno non erano le canzoni che poi ha fatto. Aspetta che chiedo alla regia se riesce ad ingrandirci un po' l'immagine. Regia, si riesce ad ingrandire un po' le nostre immagini, che così ci vediamo meglio? Intanto vediamo se la regia ci ha ascoltato. Vediamo. Quando gli dissi, senti, guarda, queste canzoni qua, mi rispose, guarda, neanche a me piacciono, ma io ho qualcosa dentro che non riesco a sviluppare. Mogol ha avuto un pregio, che era quello, quando io c'ero, quando Christine Leroux, che era la sua editrice francese, lo portò, l'aveva portato alla Cigi di qua, di là, tutti dicevano che non voleva, aveva una voce che non piaceva allora, no? Quando è arrivato da Mogol, Mogol gli ho fatto sentire le solite canzoni, io ero lì che fremevo, dicevo adesso gli dirà la stessa cosa, e Mogol gli ha detto: senti, le tue canzoni non mi piacciono, però c'è qualcosa di qualcosa non mi piacciono. E lui rispose: neanche a me piacciono. E Mogol replicò: guarda, sei il primo autore che non difende il suo operato. E poi dice: guarda, io ho qualcosa dentro che non riesco. Allora facciamo una cosa, adesso tu lasci l'orchestra, lui suonava nell'orchestra dei campioni, tu lasci l'orchestra, ti facciamo avere un piccolo stipendio, allora c'erano le lire, uno stipendio per poter vivere. Lui affittò una casa vicino a casa nostra, un monolocale dove io andavo spesso a prenderlo, perché, e poi nel frattempo tu lavori. Quindi Mogol ha avuto la capacità di aprire uno scrigno, ha trovato la combinazione e ha cominciato a lavorare. Però lui era diventato il nostro produttore esecutivo, ovvero sia Mogol gli ha detto: senti Giulio, gli ha detto: senti, tu intanto che noi produciamo delle cose, tu devi seguire loro, che saremo noi, no? Perché lui era un ottimo, bravo musicista. Noi anche, in quell'epoca là si andava tutti a spanne, no? A parte Lucio Dalla e Lucio Battisti e altri, andavamo tutti a spanne con gli accordi e sì. Nessuno di noi ha fatto il conservatorio, eravamo tutti così per sentito, sentivamo gli accordi, sentivamo la musica americana. Non è come adesso che sono tutti preparatissimi, vanno tutti vanno. Adesso tutti cantano, veramente. Sai che sono preparati, ma non hanno cuore. Noi ci mettevamo il cuore, ci mettevamo l'anima. E quindi è diventato il nostro produttore esecutivo, ci seguiva. Io andavo a prenderlo con la mia 500 in via del Tulipane e lo portavo nello studio di via del 500, che era una sala di sala cinematografica parrocchiale, e lì abbiamo iniziato a fare i nostri dischi. Il primo disco è stato ancora prima, il primo disco in effetti era 1, 2, 3, è un pezzo di Lemberi, e dietro c'era di Lucio Battisti, non conosceva ancora Mogol, c'era Se rimani con me, una puttanata che diceva: amore, se rimani con me, ti giuro, era almeno peggio, ma l'ho fatto per amicizia. Quando ha visto il suo nome, mi ha abbracciato, mi ha detto grazie, grazie, grazie. Dopodiché ha cominciato a fare dei successi, ma la cosa più strana, che adesso vi racconto, è che a un certo punto, quando lui ha cominciato a fare dei successi per Patti Pravo, per, non so, ha cominciato a fare dei successi per altri, a un certo punto un giorno mi prende e mi dice: Avedrù, sono costretto a cantare le mie canzoni perché meglio di me non le canta nessuno. Questa cosa sono venuti a sapere, amo la stessa casa discografica, la Ricordi, sono venuti a saperli quelli della Ricordi. Allora c'era il direttore Ilir Pataccini e gli amministratori delegati erano Rignani e Clausetti,
che non capivano niente, erano semplicemente gli amministratori delegati. Allora il Pataccini mi chiama, ci mi dava del lei, no? Cioè, venga, io ero un ragazzotto, venga, guardi, lei che è molto amico di Lucio Battisti, sa, era un po' imbarazzato, dice, sa, di sopra i piani alti, che mi hanno detto di non, se può convincerla a non cantare, ma proverò, ma non gliel'ho mai detto, perché non, perché allora il tipo di voce di Battisti era non era nei canoni, ma lui riusciva, se tu pensi emozioni, una canzone come emozioni la può cantare solo lui, basta, sì, tutti sì, possono cantarla. Ma e poi un'altra cosa, lui non amava molto, non andava molto d'accordo con Mogol. Tant'è vero che più di una volta mi disse: io non c'ho voglia di stare, cominciavano a fare i successi, no? Nemmeno io non andavo molto d'accordo, cioè d'accordo, nel senso che era uno che faceva il finto artista, fumava 3.000 sigarette, dopo, era un anno che andavo lì tutti i giorni, già mi diceva: senti, come ti chiami tu? Un giorno gli ho detto: senti Giulio, io mi chiamo Pietruccio, è un anno che sono qua a lavorare con te, ma io sono così, no? Tu sei un cretino, gli ho detto. Tu sei è un anno, mi chiamo Pietruccio, d'ora in poi mi ha chiamato Pietruccio. Cioè, quindi Battisti a un certo punto voleva mollarlo, gli ho detto no, guarda, neanche a me mi sta bene Lucio, Giulio, però è importante che, perché ti sta tirando fuori quello che tu hai dentro, quindi per due volte gli ho salvato, poi la terza volta invece lui non ha voluto più saperne, perché non andava, era un finto accordo loro, è un accordo solo musicale, ma non umano. Ecco, quindi questo qua era fuori. Infatti questo te lo volevo chiedere, ma tu hai conosciuto anche Lucio Dalla, che era presente anche lui? E lui com'era invece? L'ho conosciuto un paio di volte, l'ho visto, perché c'era lui, c'era uno che si chiamava, era un produttore, mi ricordo che c'era Sandro Colombini, non so se qualcuno si ricorda, era uno dei ricordi Sandro? Che ogni tanto mi diceva: guarda, c'è questo qua, mi faceva sentire Lucio Dalla, mi fa, questo qua diventerà uno molto famoso, ma ancora ai primi tempi, e mi faceva sentire, lui suonava jazz, aveva questa voce strana, e lui, credo che, io l'ho visto diverse volte, un paio di volte negli studi di registrazione con Sandro Colombini, ma niente di più, non è che posso dire di averlo conosciuto, ecco, perché sai, qua si spaccia tutti, siamo un amico di questo, io conosco Vasco Rossi, conosco Zucchero, amici è un'altra cosa, l'amicizia è una cosa molto più profonda. Conoscenza, amicizia, amico di quello, io non sono amico di nessuno, ho avuto solamente due amici nella mia vita, uno Lucio Battisti che poi mi ha tradito, ma però da buoni amici poi ci siamo ricompattati, e l'altro è un altro che un altro amico che ho, io non ho bisogno di amici, conosco tante persone. Ma cioè, c'è una bella frase che dice: non sono i passi che tu fai nella vita, ma sono le orme che lasci nel cuore delle persone. Questo qua è un detto tibetano, no? Sono le orme. Cioè, io non ho. L'amicizia è una cosa più profonda, è molto più. Possono anche essere. C'è una vera amicizia come un vero amore. Può esserci un momento di difficoltà, di disturbo, di litigi, ma se l'amicizia è vera, c'è sempre una cosa, ci si ricompatta. Se l'amicizia è finta, è come un come un, io faccio una mi sono inventato una metafora. L'amicizia vera è quella finta. Quella finta è fatta da una ghiacciaia. No? Un ghiacciaio sì. Che a un certo punto arriva l'estate, si stacca, è tutto compatto, no? È tutto compatto. Si stacca e non si riattacca più. L'amore vero e l'amicizia vera è come un oceano. L'oceano è piatto, poi ogni tanto è turbolento, ci sono delle grandi tempeste, ma poi è sempre compatto, è sempre lì, poi si riaccama, perché l'amicizia e l'amore non è fatto solamente di cose, è fatto anche di contraddizioni, è fatto anche di litigi, di piccole cose, cioè non è messo solamente sappiamo qualcosa, sì, hai ragione, sì. Questo è vero, perché è impossibile che uno vada di fila, sempre tutto di fila, ma un vero amore, anche una vera amicizia, ha dei momenti di grande turbolenza, ma poi tutto si ricompatta.
È proprio così, guarda, e poi sei un grande, guarda, io nelle tue parole mi ci ritrovo tantissimo, penso che anche Iskra la... ci siamo fatte due o tre faccine, perché anche noi, noi siamo un pochino così, anche noi siamo bau bau, micio micio ogni tanto. Ma è così, ma è quello. Però ci vogliamo un grande bene. No, di pure, finisci pure. No, io ho finito, cioè se io volevo chiedere una cosa, no, perché Pietruccio come me, se lui quando Pietruccio parla, entro nel mondo dell'astrofisica, entro nel mondo della filosofia. Ma il bello, bello tuo è questo. Vedi che sono bianchi, non sono di quelli che li dipingono. Io fra qualche giorno, esattamente il 16 aprile, compio 80 anni. Io voglio invecchiare bene, ma per invecchiare bene, sai che cosa? Stai invecchiando bene, ma chi ti le dà 80 anni? Non dico neanche. Sai che cosa? Io detesto quelli che dicono mi sento giovane dentro. Io sono vecchio. C'è la differenza tra vecchio e anziano. Cioè, vecchio anagraficamente. Ma io ho sempre... Allora, per rimanere attivi bisogna avere un fisico, cercare, io faccio palestra, non vado più in palestra perché è chiusa, ma ho sempre fatto palestra, quindi avere un'alimentazione, io faccio ad esempio ogni sabato, lo chiamo il Ramadan, cioè io non mangio e non bevo, bevo solo e non mangio, quindi cerco di alimentarmi bene, faccio ginnastica a casa, mi sono fatto una casa molto grande, ho fatto una piccola palestra e poi mantengo sempre queste che si chiamano, noi, nel nostro cervello, che è il più grande mistero dell'universo, ci sono i neuroni attaccati alle sinapsi. Tu sai che queste sinapsi, se fossero messe tutte insieme, potrebbero raggiungere qualcosa come 100.000 chilometri. Quelle nel nostro cervello. Però io ho notato una cosa, Pietruccio, che non succede in tutte le menti umane. C'è qualcuno che rimane molto indietro. Com'è questo fatto? Comunque speriamo che tutti si velocizzino. Nel tempo queste sinapsi collegano i neuroni. Disequilibri. Allora, c'è un decadimento nella vita, no? E ovviamente quando si vanno negli anni si decade, no? Però se tu mantieni sempre una certa attività intellettuale... aspetta che è andato via. Sì, anche a me ogni tanto mi cade tutto, speriamo che oggi invece... Iskra, invece tu che hai un ricordo di Lucio Battisti e non di Dalla in questo momento, lo ricordi? Diciamo che ricordo naturalmente un po' più Lucio Dalla, perché Lucio Battisti, io nel periodo di Lucio Battisti io facevo i Deep Purple, quindi Deep Purple, Rage, Intelligente, ricordo che te l'avevo detto, ero una cantante molto rock. Ma sei ancora... Quindi ci ho messo del tempo per arrivare, poi il blues, tutte queste cose, c'erano le sale dove i ragazzi andavano a fare musica, che adesso praticamente le fanno in televisione la musica, no? Quindi Amici, è un bel tiro, no? I giovani che hanno mamma mia, sono tutti questi ragazzi che hanno queste possibilità. Esatto. E quindi poi io ho conosciuto Lucio, che era... l'ho conosciuto perché era venuto in un conventino. Esatto. Era in un conventino, è vero, di Bologna, se ricordo bene il tuo racconto. E da lì parte, è cambiata tutta la mia vita, quindi mai avrei pensato di, anch'io molto timida, mai avrei pensato di rimanere al suo fianco 24 anni, mai. E sono volati questi 24 anni, perché veramente sembrava ieri che si cantavano le canzoni vostre, insomma, che si cantava con voi. Forse è un po' più semplice, no? Anch'io sono una persona, sono vegetariana, la natura, faccio fatica anche a schiacciare una cimice, però puzzecchia, allora io dico le volte, dico, vai un... Ecco, io intanto... Per favore. Intanto infatti volevo dire anch'io quella cimice non è sempre un po' paura. No, io come principio sono stato in Tibet, non uccido nessun animale, neanche le cimici le prendo,
e le porto. Ragazzi. Io abito in centro a Milano con un giardino. No, ci sei sempre, ma gira la telecamera. E ci sono, magari mi trovo magari un piccolo ragno in casa, lo prendo e lo porto giù in giardino. Poi dicono che portano fortune, che lì portano fortune, i ragni portano soldi. Mi sembra che tu ti porti. Eccoti. Non più niente. All'astrologia, guarda, pensa tu. Ascolta, io intanto volevo approfittare un attimino per chiedere qualcosa anche alla nostra Laisa, perché solitamente, essendo una mia, diciamo, anche un mio aiuto e sostegno psicologico morale, tu lo sai poi anche tu, infatti ti chiamerò presto. Grazie. Sarà un piacere per me, sarà un piacere sicuramente. Ma tu invece, Laisa, hai avuto l'opportunità di conoscere due Lucio? Sì, sì, l'ho conosciuto Lucio, l'ho conosciuto e praticamente... Quali dei due? Quali dei due? Tutti e due o uno solo? No, Lucio Dalla. Dalla. Quindi sì, tu hai conosciuto Lucio. Perché io cantavo con Fausto Leali, quindi una sera proprio eravamo lì perché dovevamo festeggiare il suo compleanno. E siamo stati ad ascoltare Lucio, l'abbiamo visto e incontrato. Mi ricordo, infatti, Isca è sempre uguale, cioè è sempre stata una persona, lei dice molto timida, ma io l'ho vista sempre molto, molto cordiale, molto carina, molto simpatica. Quindi questa timidezza non l'ho notata, la vedo sempre uguale. Io non so come lei faccia. Cos'è? Forse perché mangi molta verdura, perché sei vegetariana, Isca? Sei sempre uguale, sei sempre una bella donna. Io la vedo addirittura più bella, secondo me negli anni è diventata ancora più bella di prima. Ma infatti non è invecchiata. Qual è? Dammi un pochettino la tua elisir di come più... Pietruccio, Iskra, ma anche tu, Laisa, siete bellissimi, siete tutti e tre veramente, infatti io... Grazie. Ti posso vantare, potreste farmi concorso. L'italiano serve, comunque è vero, a volte non so cosa mangiare, quindi mangio poco. Sono dimagrita tanto, con Lucio andavamo via delle tournée, ti abbuffavi perché ti trovavi cose che non avresti mai mangiato, non mangiavo carne nemmeno allora. Ma infatti lui mi diceva, dove vuoi andare? Dico, come dove voglio andare? Voglio star qua con te. Allora devi mangiare la carne, capito? Così. Volevo chiedere adesso a voi, come artista, allora partiamo dalla mia vicina di banco. La dieta è importante, sì. Mangiare bene è importante, sì, lo dico. Io non sono una di quelle che mangia bene. No. No? Fai paciughi? Fai i paciughi? Mangi le patatine nel sacchettino? No? Non si sente più niente? No, le patatine nel sacchettino non le mangio neanch'io, però mangio delle schifezzine anch'io, i carboidrati quando non si dovrebbe, nell'ora sbagliata. No, mangio le patatine fritte. Mangio le patatine fritte. Ma lei ha un pub, le patatine fritte, caspita, avrebbe voglia anche mai di mangiarle in quel frangente. Allora, io ho sempre mangiato veramente male, non ho mai fatto una dieta come Cristo comanda, si dice così perché sono sicura. Allora... Il mio mangiare è sempre stato disastrato perché avendo da 26 anni anche un pub sono vissuta sempre di notte, belli sballati e patatine, hamburger, quindi è sempre stato questo il mio mangiare serale. E devo dire che mi sono salvata lo stesso perché un'altra persona, se fosse stata al posto mio, forse il mio metabolismo mi ha aiutata, quindi... Questo mangiare così non buono, non mi ha fatto veramente fare quello che potrei essere, cioè mi sono anche mantenuta abbastanza bene, quindi non sono ingrassata. Ma siamo poi belle lo stesso, cioè, voglio dire, poi se siete grassi voi. Allora, volevo chiedervi una cosa, a proposito, cambiando totalmente discorso, volevo chiedere invece qualcosa di te, Laisa, quindi un bel ricordo che hai dei tuoi momenti passati, perché vorrei che ti conoscesse anche il nostro pubblico, sapere insomma al meglio chi sei, quello che hai fatto. Descrivi in poche parole la tua vita artistica lunghissima. In riassunto venivo appunto da un'isola di Lipari dove non mi soffriva molto artisticamente parlando, però sono sempre stata in mezzo agli artisti, quindi sono cresciuta con dei personaggi dell'isola che cantavano, molto importanti per l'isola, e ho cantato sempre in chiesa, poi sono andata a Roma e a Roma così si mi è aperto il mondo dell'arte
e quindi sono riuscita ad entrare alla RTA, dove ho posto le ali, e ho cantato con lui, facevo le mie serate, perché ho lavorato con Carlo Pettinos, e facevamo i nostri tournée, quindi sono stato con ho lavorato anche con, oddio, non mi viene il nome, Franco Califano, quindi ho lavorato nel suo locale, Califano. Sì, con Califo siamo stati sempre a cantare nel suo locale. Poi ho cantato con altri artisti vari, prendevamo alla Clef in un locale in Via Veneto dove venivano tutti gli artisti. Ho fatto hai mai il trovato primo Pietruccio disco in giro? Hai mai visto Pietruccio in giro? E ho vinto il Cantagiro nel 78. E poi ho fatto Domenica Io nella Showgirl, poi ho fatto tantissime altre cose. Poi mi si è aperto un video dove io, perché cantavo, avevo già famiglia quando avevo iniziato, quindi dovevo scegliere nella mia carriera artistica tra la famiglia e l'artista. Scelsi la famiglia, però non, con tutto ciò, poi avevo un'altra bambina, ma ho lasciato per un po' di e poi l'ho ripreso in maniera diversa, quindi facevo del piano bar, mi ero trasferita in Toscana per il marito. Poi purtroppo, ahimè, mi sono lasciata e ho capito che nella vita i sogni nel cassetto, ragazzi, non bisogna mai rinunciare, perché i sogni vanno vissuti fino alla fine. Perché io che ho lasciato per la famiglia la mia carriera artistica, perché dovevo andare allora a Sanremo, quindi avevo rinunciato, però mi ritrovo stranamente sempre nell'ambito artistico, perché io adesso faccio da giuria, sono sempre in questi festival, ho fatto dei musical, li ho fatti. E per me è importante, perché io vivo di musica, perché per me la musica è un qualcosa che mi fa star bene in qualsiasi posto io vada. Messo il purgatorio ad un campo di prugni, dato il paradiso a cadaveri e carogne. Messo il purgatorio ad un campo di prugni, dato il paradiso a cadaveri e carogne. Leggendo gli scritti del sommo poeta, sembra venir da un altro pianeta, eppur si conosce, si tratta di Dante, dolce stil novo, eterno diamante. Amato Firenze e l'etere Beatrice, alla lingua italiana ha dato radice, odiato come bianco guelfo, stretto all'esilio come un elfo. Leggendo gli scritti sommo poeta, sembra venir da un altro pianeta, eppur si conosce.